Diverse sono le cause che possono portare a problemi di fertilità, di salute riproduttiva e sessuale in età adulta, che spesso compaiono proprio in età giovane o durante addirittura l'infanzia, per cui bisogna proteggersi da stili di vita scorretti, alcol, fumo, l'uso di sostanze stupefacenti o anche l'uso di sostanze per esempio anabolizzanti, dopanti. In giovane età possono portare a problemi anche della salute sessuale e riproduttiva, per cui bisogna fare molta attenzione. Ugualmente molte patologie compaiono proprio durante l'età dello sviluppo e durante la pubertà. Queste patologie, se non diagnosticate e non trattate tempestivamente, possono col tempo portare a seri problemi di fertilità. Per cui anche l'uomo, come già fa la donna, deve sapersi autocontrollare, per esempio con l'autopalpazione per la diagnosi precoce del tumore al testicolo, ma come anche la diagnosi precoce del varicocele, per esempio, che è un'affezione che colpisce molti uomini, molti ragazzi. E poi deve saper rivolgersi al medico di medicina generale, allo specialista andrologo, eventualmente nel sospetto di qualche patologia. La visita può essere un momento importante per il giovane anche come semplice confronto con lo specialista e con l'esperto, per porre domande, quesiti che magari non sa a chi chiedere. Se va a cercare su internet, come spesso si fa in questo ambito, trova informazioni sbagliate che più che risolvere il problema lo possono ingrandire e peggiorare. Per cui l'andrologo deve diventare una figura di riferimento per il giovane.